via il simbolo dei partiti, altrimenti Fare correrà con un proprio candidato e ci si rivede tutti al secondo turno. Questo è il monito lanciato da Rocco Bordin. Se nella coalizione civica ci sono i simboli di partito, Fare prenderà in considerazione in maniera più che forte di correre da sola o in aggregazione con quei partiti di centro che la pensano come Fare, e sono molti che la pensano come noi. Per Bordin, Sergio Giordani è l'uomo giusto per guidare un grande fronte civico. Senza simboli di partito, sostiene l'esponente di Fare, sarebbe facilitato. Giordani, alla mia stima, è un ottimo candidato. Io credo che possa veramente rappresentare un cantiere civico. Dubito che possa invece rappresentare una coalizione politica che potrebbe essere fortemente influenzata da Roma. Cioè, lei dice anche Giordani sarebbe più contento di correre per un'unica grande coalizione. Si darebbe più leadership a Giordani se lo si mettesse a coordinare un cantiere civico. Partendo dal presupposto che difficilmente i partiti rinunceranno ai propri simboli, è importante per il fronte anti-Bitonci presentarsi compatti, unica possibilità per competere con l'ex primo cittadino di Padova. Saranno quindi molti a dover fare dei passi indietro, non solo rinunce, ma atti di responsabilità, almeno così vengono definiti in politichese.